Bella amici YouTube, bentornati sul nostro canale. Oggi sono qui con The Division, perché oggi 28 febbraio è uscita la 1.6. Solo che ieri ci sono stati un po' di casini, intanto Marco puoi problemi andare. Problemi tecnici, diciamo. Sì, con gli aggiornamenti, non so, hanno prolungato la patch un sacco e quindi abbiamo dovuto annullare il video. Ci si era bugata un po' la missione nella zona nera, nelle nuove zone nere, un bordello. Un casino. Iniziamo subito con il DLC, proprio così easy, The Last Stand. Siamo in 8. 8 vs 8, infatti. Perché io ricordiamo che non abbiamo neanche giocato alla PTS, esatto. Per non rovinarcelo. Esatto, non abbiamo neanche visto di cosa si tratta, proprio per non rovinarci la sorpresa del DLC nelle PTS. Vabbè, noi facciamo matchmaking. A cazzo, proprio veloce. Sto per dire, speriamo di trovare qualcuno. Va, subito. Quelli lì sono, questi numeri in teoria penso che siano livelli di The Last Stand. Sì, mi sembra di sì. Sì, infatti noi come potete vedere siamo ancora a livello 1 perché è la nostra prima partita in attesa degli altri agenti. Degli altri agenti. Beh, e ci abbiamo un equip che fa schifo proprio perché adesso vorremmo farci full esotico e abbiamo il tattico, però bisogna cambiare molte impostazioni e non abbiamo avuto ancora modo di cambiarlo. Speriamo di non fare schifo e gli altri si sono già cambiati tutto l'equip, perché sennò noi siamo dei nabbi pazzeschi. Sì, lo stiamo facendo con il coso, non con quelli del clan, quindi più o meno. Una cosa che non ho capito. Ah, ok, uccisione veterano, sì, dai, accumuli punti fino a che non hai un tot di punti per abilitare le torrette, quelle robe lì. E qui lì. Cos'è? Cos'è sta roba? Iniziamo bene con connessione debole al server dell'host, va bene, ok. Bene. Comunque vedo che la mappa è bella grande, perché è quella della zona nera comunque. È della zona nera. No, non sarà tutta la zona nera. Perché vedo che qui siamo nella zona nera 7, mi pare. Oh, ma i giocatori stanno già andando al B, sono cattivi, eh. Quelli dell'altra squadra sì, hanno già preso il B. Sono feroci. Ma sai come hanno fatto? Sai come fanno? Loro vanno un po' là e poi un po' due. Sì, va bene, quando avremo il clan, quando ci uniremo di nuovo al clan. Esatto, perché un po' devi andare al B, quelli più forti, e quelli meno forti e vanno all'A, perché sennò così ti porti in vantaggio. Punto uccisione per quello. Com'è la mia opinione al riguardo? Sì, è un 8 vs 8 alla fine. Ah, e hanno corretto anche una cosa bella, il glitch. Il glitch della corsa e anche il presunto bug della terza arma. Sì, quello che ti teletrasportavi quando ti spostavi, cioè faceva tutti questi scatti che lo usavano spesso molte persone. E poi si passava per bravi, eccetera, cosa. Usavano solo quello le persone. Cioè, alla fine se usi quello, non credo. Hanno a full testa, mi sa, questo qui. Ecco, un'altra cosa che volevo ricordare. È una puttanata sta qui del tattico. Che praticamente, ok, la cosa ti rimane, l'abilità del tattico ti rimane e non scade più per 10 secondi, però quando lanci le mine ti scade. E quindi la potenza... le mine leveranno tanto quanto quelle base. Esattamente, alla fine giova solo la cura, perché se tu hai 90 punti in cura, cioè che aumenta l'abilità del 30% quando arriva a 90 Mamma punti, mia. Aumenta solo la cura, ma quando sganci le mine dopo ritorna a zero praticamente. Ci facciamo. E poi i punti salgono lentissimi, non sale più come prima. Ok, un altro giù. E non pushare un attimo, Marco. Minchia, che cura che mi hai dato, ragazzo. E c'è un mob che ti cosa dietro. Quello là, vai l'uccidere. Sì, assolutamente. Bisogna farsi il coso. L'equip. Bisogna farsi le armi, bisogna farsi tutto. Posso dire una roba personale, a me la 1.6 fa cagare, siamo ritornati come le armi alle 1.3, sinceramente. Non c'è nulla da dire. E hanno sminchiato alcune caratteristiche, come magari la corazza che era utile, potevi giocartela sul cambio bonus, queste cose, cioè era una roba più fatta bene. Adesso mi pare una roba semplificata, solo con la vita ottieni la corazza, cioè... Minchia, quanto cazzo levano, ragazzi? Perché si vede che hanno, come si dice, l'equipo a posto, noi no. Il tattico qui non serve più a niente, sì. Le mine non levano praticamente nulla, 6.000, 7.000 il colpo. E solo per le cure può essere una roba utile, però non per altro, sinceramente. Cazzo, sono nel loro quartiere generale. Sei lì dietro. Può essere, sai. Cioè, guarda dove spara e ti becca in testa. Buh. Niente, non riusciamo a giocare tanto bene, anche perché lagghiamo e quindi i colpi arrivano in ritardo. Le cure che arrivano in ritardo le hanno corrette? Siamo sicuri? Questa cosa fa? Tieni premuto?
cosa dovrebbe fare? Sai che non lo so. Beh, noi... E cosa dovrebbe aver fatto? In teoria, se uccidiamo dovremmo moltiplicare il nostro conteggio, eh. Più uccisioni facciamo, meglio è per noi. Adesso 75. L'ha steso. E ne abbiamo presi 75. E prima quando ne prendevi? Vai a prendere il B, vai a prendere il B. Bravo, sì, vado ad aiutare il mio compagno qua dentro. Sì. Vai. Giù! Giù un altro! Dietro. Eccolo lì. Mettiti davanti che gli fai da scudo. Perché io devo forse per fare da scudo agli altri? Perché sei tattico, almeno ti curi subito, veloce. Ok. Sì, dai, nonostante il lag, non so magari se gli altri sono pippe o non devono ancora farsi l'equip, però ce la stiamo cavando abbastanza bene nonostante abbiamo... Perché noi non dobbiamo farci l'equip? Tutto dobbiamo farci, non abbiamo neanche i bonus giusti, abbiamo i bonus della 1.5 per farti capire, dobbiamo mettere salute e tutto. È vero, vedi, è vero, arriva. Vedi che parti in ritardo. Arriva in ritardo, ma no, ma è perché laghi. Dai, è lag, dai. Cazzo, sì, l'ho premuto e è arrivato dopo. Sì, sì, ma laghi anche di mezzo secondo, eh. Già che cura una minchia il medikit, più se largo è una minchia doppia. Quindi è una minchia di 3 metri. Allora andiamo alla C. Sì, alla. Ci vediamo l'anno prossimo. Inserimento tattico, che cazzo ha detto? Fai il giro. Falli venire. Aspetta. Vai. Eccolo. Come cazzo ha fatto che neanche è venuto... Non c'era neanche. Cioè, ci hai fatto caso? Dai, a noi piace tanto il lag, quindi... sì, 2 contro 1. Dai, dietro c'è il tuo compagno. Vai. Niente da fare. No. Sì, dai, diciamo che allora il punto più combattuto della mappa è il B, perché il C è nella loro base. Il B è quello centrale. Esatto, è dove c'è tutto lo scontro. Manca lì che questo è forte, perché ha steso uno, di E adesso è steso mio. Ma perché eravate in due. E la B è quello più centrale, perché la C è nella loro base e la A è nella nostra, quindi è difficile che lo conquisteranno. 10.000, 12. Ma scusa, abbiamo tutte e 3 stazioni. Come facciamo a... Come fanno a cosa? Secondo me, sai cosa? Contano anche le uccisioni, oltre al coso che continua a segnalare punti. Sì, lo so che contano anche le uccisioni, però... Perché loro hanno fatto più uccisioni, secondo me. Che spammino questo qua con lo showtrooper. È una roba assurda. Lo dico io cosa usa. Cosa usa? Usa il... Sconfitta? Vabbè, dai, pazienza. Tiene il set tutto... Assalitore? No, assalitore. Tiene il set tutto completamente esotico e continua a usare pum. È uno spammino di colpi. No dai, non è male come modalità, è un classico deathmatch a bandiere. Sì. Abbiamo preso la cassa. Ok, ti danno anche qua le casse con i vari punteggi, lì c'è il livello, vediamo se siamo saliti. Al livello 2. Okay. 2 casse abbiamo preso, tabellone. Chissà se in queste casse... Cazzo! Sei andato bene anche se la gavi, cioè sono sicuro che se avevi la linea buona facevi molto meglio. Però non sei andato affatto male. Andiamo a vedere le casse che abbiamo preso adesso, perché, cosa possiamo trovare al loro interno, perché speriamo di trovare qualcosa di esotico, ma in realtà non mi sembra. Va in giù? No, mi sembra. Sono tipo le casse sopravvivenza. Poi non so magari se può saltare con qualche probabilità qualcosa di esotico. In teoria dovrebbe uscire qualcosa di buono, Allora, vediamo, mod vigore, maschera alfa, Brigi non serve più. È dura farle uscire, però magari la piccola probabilità, sai, esatto. Fondine reparti speciali, guardi, guanti firecast, niente. Merda. In base ai livelli possiamo ottenere delle ricompense. Ci aspetta una cassa fino alla fine ogni volta che saliamo di livello, credo. I pantaloni tattici. Giudice. Secondo me questo sarà un buon metodo per farmare.
Sicuramente perché l'equipaggiamento iniziale, diciamo. Esatto, sicuramente poi perché danno tante casse. Abbiamo provato a fare ieri una missione leggendaria proprio con l'equip. Cos'è la fabbrica di Napal, sì. se mi pare. È stata dura e non siamo arrivati fino alla fine. Siamo arrivati al boss, ma però cioè, due colpi di fucile a pompa mamma ti buttava mia, giù, una roba assurda. Mia. Vabbè, dai, allora, il DLC l'abbiamo provato. Faremo anche un video per vedere magari le nuove zone della zona nera, che è la 7, 8, 9. Esatto. Ok, che sono tre, mi sbaglio, con la 8 o la 9, perché... Che se la prima volta si può raggiungere dalla zona 6 e poi, vabbè, scoprite il teletrasporto e quindi... potete teletrasportarvi. E ricordo che si può anche teletrasportarsi all'interno dei rifugi, è vero. Esatto, dei rifugi. Però perdete la borsa, insomma, la cosa della sacca della zona contaminata se l'avete. Allora, abbiamo provato il DLC, abbiamo provato tutto, non ci è apparso male, è vero, c'è me è una modalità abbastanza bella, azzeccata, dai, chi piace fare PvP e combina poi PvP con è anche vero, bandiera. È anche vero che noi l'abbiamo giocato con giocatori random, se la giochiamo in gruppo, coordinazione è molto secondo più me bello. È molto più bello, infatti lo proveremo stasera. Va bene, dai, io direi di concludere il video qui, Marco. Sì, non dimenticatevi di iscrivervi al canale, di lasciare un bel mi piace, di commentare, di condividere il video. Qui dai Fratelli Cuoca è tutto. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!